7.49, questa è No Stop News con Barbara Sala, Luigi Santarelli e Stefano Mannucci. Parliamo di un settore che è in gravissima difficoltà, quello degli spettacoli dal vivo, dei locali notturni e delle discoteche. Perché? Perché naturalmente nei decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono state disposte ulteriori restrizioni o proroghe alla riapertura, per esempio, delle discoteche. Poi sappiamo le limitazioni per quanto riguarda gli spettatori per i concerti all'aperto, mille e non più mille, mi verrebbe da dire. Quante sono le perdite del settore, soprattutto in questa che è la buona stagione e quindi cruciale per la filiera? Ne parliamo con Riccardo Sada, giornalista di DJ Mag. Buongiorno Riccardo. Buongiorno. Dunque Riccardo, allora, da quello che capisco, il DPCM ha stabilito che le discoteche restino chiuse almeno fino alla fine del mese, fino al 31 luglio, e poi chissà. Quindi quanto si va a perdere in questo momento, mentre altri settori sono ripartiti con maggior disinvoltura, diciamo così, soprattutto lo sport? Certo, sono stati diramati i dati attraverso questa piattaforma, questo grande community mondiale che è l'IMS, che ha sede a Ibiza, da una manciata di ore, e ci sono delle gravissime perdite, perché qui si parla veramente del 40, addirittura 50%. Le stime massime possono essere addirittura di 5 anni, cioè solo entro 5 anni il comparto potrà guadagnare e tornare a dei livelli comunque interessanti. Quindi la situazione, io parlo di situazione mondiale, è veramente drammatica. Quello che poi succederà in Italia, ormai dobbiamo collegarci direttamente con le attività e con le autorità preposte, però quello che è veramente il problema è che ci sono dei numeri che coinvolgono il mondo, e sappiamo benissimo che il settore dell'intrattenimento riguarda ormai un livello internazionale. Quindi stiamo a vedere quello che appunto succede anche oltre confine. Guarda, i dati a cui facevi riferimento parlano a livello mondiale di 3,3 miliardi di dollari, ma poi il cambio con l'euro è abbastanza semplice, in calo del 56%, perché anche in Italia alcuni locali hanno riaperto, difficile mantenere il distanziamento sociale, abbiamo visto tutti dei video e sono arrivate anche delle multe a questi locali, altri hanno riaperto, parlo magari di discoteche, solo come piano bar, servizio al tavolo, la gente sta seduta e ascolta la musica. In Italia qualcuno si è inventato qualche cosa magari per riaprire, ha convertito la discoteca in qualcos'altro proprio per non rimanere a secco per questa stagione? Ma assolutamente sì, ovviamente bisogna tirare fuori tutta la possibile creatività. Io proprio oggi indago in quella che è un'iniziativa molto interessante a Bardolino, ci sarà questo evento che si chiama Love Boat, e ovviamente sul discorso dei crismi, dei distanziamenti, di tutte quelle che sono le regole anche di sanificazione e tutto, verrà fatto un DJ set, una sonorizzazione a bordo di una barca, di un veliero del 1925, ed è molto interessante. Dietro c'è l'iniziativa della discoteca Hollywood di Bardolino, proprio per curare tutto l'aspetto artistico. Vedremo cosa succede. Questo potrebbe diventare automaticamente magari anche un format da applicare magari a tante altre appunto attività che per ora sono ferme. Diciamo tante iniziative sicuramente interessanti e creative, abbiamo avuto modo di vederle sui social anche durante il lockdown. Riccardo, abbiamo ancora 90 secondi, allora abbiamo parlato di dati che vengono da tutto il mondo, adesso senza fare nessuna polemica vogliamo fare un'analisi veloce di come è stato affrontato questo tema in Italia piuttosto che all'estero, siamo stati bravi oppure ci hanno battuto? No, io ho notato una cosa, che all'estero hanno fatto più hanno consolidato quelli che sono i rapporti, hanno collegato tutte quelle che erano le iniziative, addirittura esiste un'associazione mondiale che si chiama AFEM, legata al mondo del comparto dell'intrattenimento, soprattutto della musica elettronica, e tutto verte proprio in quella direzione. Qui in Italia ci sono tante iniziative come We Are Entertainment, che è molto interessante, ma poi alla fine non ci si riesce a fare un certo tipo di
community, di creare quello che è un po' l'unione che fa la forza e che poi magari dà anche qualche risultato. Quindi questa è una cosa che è una pecca, certo, che bisogna riconoscere nel settore italiano. È una pecca che bisogna riconoscere, è difficile anche unire le forze quando il settore è così variegato e si va dalle discoteche ai piccoli locali e ai concerti dal vivo che, ripeto, poi stanno ripartendo con enorme difficoltà e con le limitazioni imposte dai decreti. Grazie a Riccardo Sada, giornalista di DJ Mag, per aver fatto il punto con noi sulla situazione. Grazie a voi.